produzione delle reazioni nucleari, poi ci sono una serie di zone intermedie, qui della zona radioattiva è dove arriva l'energia nucleare liberata, poi c'è una zona convettiva dove si rimescola tutto in sostanza, quindi tutto il materiale viene rimescolato continuamente fino ad arrivare in superficie nella zona. E le fonti di energia sono tre: quella nucleare, quella gravitazionale, che vi ho già visto, e la termica, che è quella interna del calore. Ecco, questa è una diapositiva su cui vi prego di riflettere per i suoi dati. Guardate quello che succede nel Sole, inconcepibile per un essere umano, cioè proprio anche solo immaginarlo. Ogni secondo nel Sole 600 milioni di tonnellate di idrogeno sono convertite in 596 milioni di tonnellate di elio. La differenza, 4 milioni di tonnellate, è energia sotto tutte le forme possibili immaginabili, luce, calore, raggi gamma, X, ultravioletto.